A tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno, mentre continuiamo a lasciarci guidare, illuminare dalla parola di Dio, che è parola di vita per tutti. Siamo alla quinta domenica del tempo ordinario, coincide con la domenica della vita, non è una giornata mondiale, ma è una giornata italiana, da quando in Italia fu approvato l'aborto, perché la Chiesa, i fedeli dicono la vita è sacra sempre. Vogliamo pregare perché la vita venga rispettata, vogliamo pregare perché chi ha fatto il male possa convertirsi e mai più una vita umana venga stroncata. E anche la domenica che ci prepara pochi giorni alla Quaresima, un tempo particolare. Tutti i tempi sono particolari. Quest'anno abbiamo appena concluso l'anno giubilare dei consacrati, stiamo vivendo l'anno giubilare ad Andria della Sacra Spina, stiamo vivendo nel mondo intero l'anno della misericordia. Tutti gli anni, tutti i tempi sono particolari, ma la Quaresima descrive in un modo meraviglioso, chiaro, a tappe, come dovrebbe essere il cammino di fede di chi ha creduto in Gesù. Allora, in questa domenica, come tante altre domeniche, carica di tanti significati, qual è il messaggio principale che ora ascolteremo dal Vangelo di Luca? È Dio che chiama ogni vita. È chiamata da Dio per una missione. Giornata della vita è una missione, mettere al mondo i figli. Anno dei consacrati è una missione, vivere il Vangelo in un modo totale, luminoso. Sacerdoti chiamati ad evangelizzare, evangelizzatori, è un'altra chiamata. Ascolteremo tre chiamate, una dell'Antico Testamento, Isaia, una del Nuovo, del Vangelo di Gesù, i primi apostoli, e una dopo la risurrezione, quella di Paolo. Tre chiamate che ci fanno capire con un'estrema chiarezza che Dio chiama, che noi possiamo rispondere e a che cosa ci chiama. Ma adesso insieme mettiamoci in ascolto di questa stupenda pagina di Luca, che aggiungo solo, Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ha scelto come pagina per il documento, la lettera apostolica, Nuovo Millennio in Eunte, il documento che affidava a Dio, ma anche a tutti noi, il Nuovo Millennio, dove ci diceva: abbiamo sperimentato la misericordia di Dio, dobbiamo vivere questa misericordia e duc in alto e portarla a tutti fino agli estremi confini della terra. Ma mettiamoci in ascolto. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma se me lo dici tu, getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si romperanno. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino quasi a farle affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco questa pagina che appunto San Giovanni Paolo II ha voluto mettere a introduzione di quella lettera, in cui ci si diceva che non possiamo che vivere bellissimo una misura alta del cristianesimo. E nel nuovo millennio qual era il programma che il Papa ci affidava? Quello di sempre: Gesù Cristo. E allora, ecco, questa pagina ci dice che la vita, la missione da svolgere, ce l'affida Gesù Cristo, ce l'affida Dio. Noi non abbiamo deciso della nostra vita, né di nascere in quel tempo, né in quel modo, né in quel luogo. È Dio che dall'eternità ha voluto la mia e la tua vita, ma l'ha voluta per un atto di amore misericordioso, perché Dio ama e vuole rendermi partecipe della sua vita, ma poi ti chiama ad aiutare altri a entrare nella vita stessa di Dio. Ecco, fermiamoci su alcuni punti importanti. Dio chiama, ha chiamato Isaia, ha chiamato Pietro, ha chiamato Paolo, ha chiamato, questi giorni tutti i nostri occhi sono rivolti a Roma, sui corpi di questi profeti della misericordia, padre Leopoldo Mandic e padre Pio, perché il Papa li ha voluti come icona della misericordia a cui guardare. Ha chiamato padre Leopoldo, ha chiamato padre Pio, abbiamo ricordato San Giovanni Bosco, ha chiamato San Giovanni Bosco, ha chiamato il mio fondatore, ha chiamato il fondatore del Papa, Sant'Ignazio di Loyola. Il Signore ha chiamato i missionari, ha chiamato i sacerdoti, ha chiamato i consacrati di sempre e continuerà a chiamarli. Ma perché ha chiamato Padre Pio in quella missione, il Papa in questa missione, Isaia in quell'altra missione? La chiamata di Dio è misteriosa. Solo Dio lo sa. Lui che conosce il bene di tutti noi sa qual è la missione che mi serve e sa qual è la missione che serve ai miei fratelli. Non va discusso, ma va accolta e vissuta. Guai invece a chi non l'accoglie. Pensate quando Gesù parlerà di Giuda, gli ha dato una missione identica, uguale a quella di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, ma Giuda non l'ha accolta, non l'ha vissuta e dirà: sarebbe stato meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Pensate al giovane ricco che vuole essere un uomo di Dio, vivere con un entusiasmo particolare la sua fede, ma non accetta la missione che Gesù gli affida e diventa triste e la sua vita entra nell'ombra, nella povertà, nella miseria. Quindi la chiamata viene da Dio, che vuole il bene, conosce il bene per ciascuno e conosce il bene che ciascuno può fare per tanti altri. Non va discusso, va detto solo eccomi, come hanno detto tutti i chiamati di ogni tempo, a cominciare dalla prima di tutti i chiamati, Maria di Nazaret, che disse: eccomi, sono la serva del Signore. Quindi è Dio che chiama, io devo solo accogliere la chiamata. Ma una seconda riflessione: come si accoglie questa chiamata, come la si comprende, come si riesce a viverla? La risposta è semplicissima: nell'incontro vero, profondo, personale con Gesù, che ti trasforma dal di dentro e che ti dà quel fuoco, quello Spirito Santo per cui tu puoi capire e vivere la missione. Dirà Isaia:
Signore, io sono un uomo dalle labbra impure, verrà terrorizzato dalla visione di Dio maestosa che parlava come la voce di un tuono, la cui gloria riempiva e trasfigurava il luogo dove Isaia ha avuto questa visione, il Tempio, e dirà a Isaia: non aver paura, io sarò con te, io ti proteggerò, io ti accompagnerò. Paolo, la seconda chiamata che oggi ricordiamo, anche lui si sentirà l'ultimo, un aborto, un indegno, lui che è stato persecutore, ma potrà aggiungere: la grazia di Dio mi ha sostenuto, e dirà una frase stupenda: e quella grazia di Dio che io ho accolto, io peccatore, io indegno, io aborto, quella grazia di Dio in me non è stata vana. Pietro, che viene chiamato ad essere con Giacomo e Giovanni, che viene chiamato ad essere pescatore di uomini, e cade in ginocchio pieno di paura, di stupore, ma anche di terrore, Gesù gli rivolge la parola che rivolge a tutti i chiamati: non temere, non temere. E in quel suo cammino la presenza del Signore lo ha accompagnato sempre, anche nei momenti della prova, anche nei momenti del peccato, anche nei momenti più bui. Quindi occorre avere un incontro personale con Dio, un incontro forte che ti fa capire chi è Dio, il Santo dei Santi. Nel Tempio dove Isaia riceve la vocazione, gli angeli cherubini cantavano incessantemente: Santo, Santo, Santo. Ti fa capire chi è Dio, ti fa vedere peccatore, uomo delle labbra impure, persecutore, Pietro si inginocchia, peccatore, ti fa vedere chi è Dio e chi sei tu, ma ti fa avvolgere dalla misericordia, dalla grazia di Dio che ti trasfigura, ti trasforma, ti rende potente, e dentro senti una forza nuova, dentro senti una potenza che non è tua. Tu parli, ma non sono le parole tue, non le hai mai pensate, non le hai mai cercate, è qualcuno, lo Spirito Santo, che è dentro di te e ti fa parlare le parole di Dio. Tu hai parlato contro Dio, Paolo, ma poi Dio ti riempie il cuore, va via tutto il male, non c'è più nulla che è contro di Dio dentro di te, e Dio ti riempie e tu parli le parole di Dio. E tu, Pietro, uomo peccatore, uomo debole, hai visto quanto Dio è potente. Tu non sapevi pescare, tu sacerdote, tu papa, tu vescovo, non sapevi, non riuscivi a toccare il cuore di nessuno, ma fai entrare Dio nella tua missione e prendi una quantità enorme di pesci che la rete rischia addirittura di rompersi. Quindi è l'esperienza formidabile, unica, potente che tu hai con Dio, Dio l'Onnipotente, il Santo, il Misericordioso, colui che ti ama e attraverso te ama il mondo intero, si rivolge a te, umile serva, peccatore, povero, l'ultimo degli apostoli, colui che non merita neanche di essere chiamato apostolo. E allora tu non dirai mai io, ma dirai sempre Dio. Una terza riflessione: se la chiamata viene da Dio, se in questo incontro io scopro chi è Dio, ma anche riconosco chi sono io, c'è un cammino da fare. In tutte e tre le chiamate c'è un dialogo tra l'uomo e Dio. Ecco, il cammino avviene attraverso un continuo dialogo, un continuo incontro. Signore, che vuoi che io faccia? E lui ti risponde. Passano gli anni. Signore, che vuoi che io faccia? E Dio ti farà capire cosa fare in quel momento. I papi che hanno preceduto Papa Francesco hanno sentito che cosa fare nel loro momento storico. Papa Francesco sente cosa deve fare in questo momento storico. Chi verrà dopo di lui avrà lo Spirito Santo che gli indicherà. Così il sacerdote di quella parrocchia, il rettore di un santuario, l'animatore di una comunità, l'evangelizzatore, il missionario delle terre lontane, in quel dialogo personale con Dio capisce cosa fare. Ma una quarta cosa importante: oggi si parla di queste vocazioni per la missione, ma tutti abbiamo
una vocazione. La mamma non è una vocazione, la moglie non è una vocazione, il marito, i genitori non è una vocazione. Ogni vita è una vocazione e allora quello che vale per il consacrato missionario mandato in modo speciale a portare il Vangelo vale per tutti. Fare esperienza di Dio, riconoscersi peccatore, dialogare continuamente nella preghiera con Dio che ci aprirà la mente, il cuore e ci darà lo Spirito Santo che ci farà capire, vivere e annunciare ancora e poi concludo, mai come oggi la missione per l'evangelizzazione è necessaria. È stupendo l'inizio di questo racconto che la folla faceva ressa su Gesù, cioè il mondo di oggi è disperato, molti non hanno più speranza, molti hanno perso la fiducia, non si sa più distinguere il bene dal male e allora a chi, da chi si fa ressa, da chi si va a chiedere ma dov'è il bene? Come ritrovare la forza per vivere la propria missione? Come superare il male? Come trasformare questo mondo? Come difendere la vita? Come difendere la famiglia? Ecco allora che nella Chiesa la parola di Dio continua a risuonare. È la parola di Dio che ti insegna come. E il buon San Pietro c'ha una di quelle sue frasi magiche che non dovremo mai dimenticare. Dice: Signore, io sono un peccatore, non ho capito, ho fatto tanto e non ho concluso nulla, ma in verbo tuo laxaborete, sulla tua parola getto le reti. Ecco, quando tu ti fidi di Dio, ti fidi della parola di Dio e lavori, peschi, getti le reti, come Dio ti dice, allora la pesca è miracolosa. Allora l'evangelizzazione produce frutti su frutti, quindi come è fondamentale questa fiducia in Dio. Isaia si fiderà di Dio, Paolo si fiderà di Dio, i santi si sono fidati di Dio. Tutti noi dobbiamo veramente fidarci di Dio e avremo tutta la Quaresima per riscoprire il cammino vero del credente come il Vangelo, la parola di Dio ce la insegna. Quindi Dio chiama, è un'esperienza profonda con Dio che scopri la chiamata. C'è un cammino di preghiera, di ascolto umile che ti fa volta per volta realizzare questa vocazione. Tutti abbiamo una vocazione, ma dobbiamo dare fiducia a Dio, confido in te e metterci in ascolto di quella parola e lavorare come quella parola ci dice. Sulla tua parola, Signore, io getto le mie reti. E allora vorrei anche concludere pregando per tutti i chiamati all'evangelizzazione, in modo speciale i sacerdoti, i consacrati, gli evangelizzatori, i catechisti, che siano uomini e donne di Dio. Se sono uomini e donne di Dio, sapranno evangelizzare. Ma se ricercano mezzi moderni, il modo più accattivante possibile, ma non hanno fatto un'esperienza profonda di Dio, le loro parole se le porterà via il vento. A tutti noi e a tutti voi che mi ascoltate, io auguro in questa Quaresima di riscoprire in un modo forte l'amore misericordioso di Dio e di sentire dentro quel fuoco che vi brucia, quel fuoco di amore che viene dal cielo, che ha sentito Isaia, Paolo e Pietro. Buona settimana a tutti voi.